Ciao ragazzi, bentornati qui sul mio canale YouTube e sempre in ambito Foot Birthday sono uscite due SBC relative a due versioni speciali di giocatori appunto di questa promozione e siamo qui per analizzarvi. In particolare abbiamo due giocatori del reparto difensivo, infatti abbiamo il terzino sinistro francese del Marsiglia Amavi e una vecchia conoscenza, ovvero il buon Angelone Ogbonna versione flashback. Direi di partire subito da Amavi, che ha un prezzo, devo dire la verità, abbastanza abbordabile, perché ho visto su Xbox si aggira sui 125K, mentre per quanto riguarda PlayStation un prezzo che è poco più alto, quindi circa 150-160K, quindi sicuramente molto 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 abbordabile. Si tratta di un 5-5, 1,76 di altezza, alto normale in rendimento, alto in attacco, normale in difesa. Questo potrebbe essere un problema, in quanto potrebbe tradursi in un giocatore un po' indisciplinato, se vogliamo dire, però nulla di irrisolvibile se avete uno stile di difesa che è abbastanza manuale, dunque se andate a selezionare voi il terzino e scappate all'indietro per andare a coprire quelli che sono i possibili inserimenti degli attaccanti esterni dei vostri avversari, non dovreste riscontrare grossi problemi in tal senso. Vediamo che ha un ottimo parametro di velocità, strano però che abbia 89 di accelerazione, velocità scatto 89, sulla carta risulti 90, perché non 89? Boh, questa è una cosa ambigua. Per quanto riguarda tiro, diciamo che non è sicuramente il suo punto forte, ma non dimentichiamoci che è sempre di un terzino, insomma, si tratta. Per quanto riguarda il passaggio, abbiamo un buon passaggio corto e un discreto passaggio lungo, che sicuramente ci permettono di poter lanciare quelli che sono i nostri esterni con una tranquillità abbastanza importante. Per quanto riguarda poi statistiche di dribbling, vediamo un'ottima agilità, equilibrio e reattività. Di conseguenza, Amavi risulterà molto molto versatile in gioco, perché sicuramente è una di quelle carte che piace a me perché si gira anche in fase difensiva, quindi anche con l'LT scivola bene, eccetera. Il parametro che un po' mi lascia con l'amaro in bocca per quanto riguarda il dribbling è il 74 di freddezza, perché sapete che per me un parametro di freddezza buono inizia a esserlo con la linea verde, tutta verde, quindi dall'82 in poi, e questo un po' mi fa storcere il naso, però non dimentichiamoci che è comunque un terzino chip da 100K praticamente. Per quanto riguarda le statistiche difensive, abbiamo 86 di intercettazione, 75 di lettura difensiva, 87 contrasto in piedi e 91 scivolata, quindi comunque dei parametri difensivi che sono direi buoni. Elevazione e resistenza sono parametri ottimali, forza e aggressività anche sono parametri buoni. Quindi la conclusione che vi do su questo Amavi è che si tratta sicuramente di un terzino interessante, che è anche facilmente linkabile, sia grazie alla sua nazionalità, può linkare un Varane per esempio, e può linkare anche i vari Neymar, Mbappé, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questo Amavi può essere una buona alternativa, secondo me, nelle vostre squadre. Passando invece al buon Ogbonna, Ogbonna ha sicuramente un costo più elevato. Difatti ho visto che su Xbox si aggira sui 320K, su Play sui 360-370, quindi quasi 400K. Questo non ha un boost per quanto riguarda le mosse skill e piede debole, che comunque non è che ne avrebbe bisogno perché fa il difensore centrale. Si tratta di un cristone di 1,91 m, piede sinistro, rendimento normale normale. Andiamo a vedere nel dettaglio le statistiche e accelerazione. È da rivedere, mentre la velocità scatto è tanta roba, e quindi comunque per essere un difensore diciamo che la velocità non gli manca. Statistiche di tiro le possiamo completamente bypassare. Quello che salta all'occhio è un ottimo passaggio corto e un ottimo passaggio lungo. Da vedere l'effettiva poi tenuta in game di quei parametri, ma se così fosse Ogbonna deve avere davvero i piedi buoni in fase di impostazione. Peccato per l'agilità e l'equilibrio, che insomma non sono proprio il top, ma la reattività 95, secondo me, per quanto riguarda il solito discorso relativo allo scivolamento con L2, gli può dare una mano, nonostante si tratti, come vi ho detto in precedenza, un giocatore di 1,91 m, ma comunque non dimentichiamoci che probabilmente gli unici difensori con parametri troppo alti di agilità ed equilibrio sono i Toti, uno su tutti, Van Dijk Toti.
Per quanto riguarda controllo palla, anche ci siamo, dribbling, vabbè, superfluo, freddezza 94, direi tanta roba. Statistiche difensive veramente on point, intercezione 90, precisione testa 86, lettura difensiva 85, contrasto in piedi 91, scivolata 90, direi che spiccano. Come spicca anche l'elevazione, la forza, l'aggressività, peccato per la resistenza. Questo qui secondo me è un giocatore che può fare al caso vostro, soprattutto se dovete andarvi a linkare magari, che so, un Kante Shapeshifter, un David Luiz, eccetera, 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 salvo però il prezzo, perché secondo me un 400k per una carta del genere risultano essere un po' tantini, visto che mi viene da pensare che se andate ad aggiungere poco a livello di investimento potete portarvi a casa, che so, un Ferdinand Baby, che secondo me risulta essere più valido e vi dà anche più opzioni in fase di ibridazione del vostro team. Quindi questo Gbonna per me è un ok, potete anche sbloccarvelo, magari se avete dei non scambiabili che potete andare ad investire per abbassare il suo prezzo. Diciamo che secondo me per 150-200k questa carta può anche essere sbloccata e tenuta nel club, anche se vi ripeto, le alternative comunque non mancano. Inoltre, questo qui è Flashback, non so se qualcuno se lo ricorderà, della sua versione proprio Foot Birthday che uscì su FIFA 17 e vi ricorderete, Smalling Footmas, no, Footies, scusate, e Ogbonna Foot Birthday, e si dominavano le coppe Gfinity all'epoca sul FIFA 17, le prime VL, eccetera, veramente insuperabili. Quindi ragazzi, che dirvi, per questa review flash è tutto. Io credo che vi do appuntamento per il recap della VL, che non vi spoilerò il risultato, ma è andata discretamente bene questa settimana. E credo che vi porterò video con istruzioni e tattiche. Quindi vi saluto e vi do appuntamento qui sul canale prossimamente. Ciao raga, peace!